Bellissimo, a me è piaciuto tantissimo. Poi scendendo abbiamo model, ogni tanto mi cade i pezzi, il cofanetto, molto bello, mi è piaciuta come serie, è un manhwa. Golgo 13 spettacolo, assolutamente non avrei mai creduto che mi potesse piacere un genere simile. Cyber Blue, i tre numeri di Tetsuwara. Poi c'è Otaku Club, che non ce la faremo mai a finirlo, penso, io almeno no. Un Cassandra che mi aveva consigliato Teresa, che saluto. È stata una piacevole sorpresa. Tista, la serie completa. Limit, di Suenobu, che è particolare, devo dire. Non eccezionale, particolare. La serie completa di My Girl. Anche questa molto molto commovente. Matsuri Special di Yoko Kamio, carina. Good Heaven, questo è particolare, insomma, per chi è piaciuto Fortify School dovrebbe essere sempre suo, se non mi sbaglio. Comunque mi è piaciuto, l'attore mi piace abbastanza, quindi non è solo suo comunque. Poi c'è, sempre se si è visto qualcosa. Poi c'è Lo sguardo sinistro della luna di Kazuro Fujita, che è un autore molto sottovalutato in Italia, ma va. Poi c'ho due numeri di Amici, che è il numero 1 e il numero 3. Golden Boy, che mamma mia, lasciamo stare. Cosa l'ho comprato a fare, non lo so. Non tanto perché è brutto, ma quanto per la mancanza di contenuto andando avanti. Andiamo avanti. Qui ho Sakura Gari, non si vedrà mai un Kaiser. Tre numeri. Boichi con Rakia, o Rakia, non so come si dice. Trigun, i primi due numeri. Trigun Maximum, sono 13 numeri. Anzi, 14, perché ho messo male i numeri qua. Infatti, li devo mettere a posto. Poi, come ho detto, Golden Boy. Davanti, tutta la serie di Sayuki. È curiosa perché mettendola così, che io l'ho messa sempre o comunque in luoghi, non si capisce perché il set di Sayuki Reload è più basso rispetto agli altri. Boh, senza, ma così è, cioè anche questo rispetto agli altri, anche questo di Sayuki, il 4 è leggermente più basso, a me non me ne frega niente, è una constatazione, insomma. Poi c'ho America di Keikui Chiguchi, carino. Boom, devo spaccare. La voce delle stelle di Sara Mizu, che è la stessa autrice di My Girl, però questo non l'ha scritto lei. Invece è stato anche un anime, che io ancora devo vedere. Hotel di Boichi, che è un autore fenomenale. La Quinta Camera, che a me è piaciuto. Non so, non è piaciuto a molti. Questo è un regalo di Francesca, che saluto. Storie brevi di Yang Kai. È praticamente un fumetto cinese, è molto molto interessante. Poi ancora non so perché lo tengo, Miyuki Wonderland delle Clamp, perché mi piace l'edizione, forse. Questo è carino, piace solo a me, l'altro dalle mille facce, l'edizione Star Comics in due numeri, mi piace tantissimo. Ho un po' di numeri di Amici, questo è il 6 perché probabilmente perché c'era Sailor Venus in copertina. Poi ho il 23 e il 24, qui c'è la fine mi sembra di Saint Tale, e nel 24 mi sembra che c'è la fine di Miracle Girls, ma non vorrei essere... buonanotte, mi copro perché non ha senso. Allora, poi dietro abbiamo Genkaku Picasso Alive. C'è tutta la serie completa, c'è 21 numeri, che a me è piaciuto tantissimissimo. L'isola prigione, una delusione unica. Red Room 327, molto carino. Emerging, lo stesso, ma no, mi ha stupito più di Emerging, devo dire la verità. Sto accelerando, lo so. Poi qua, come avete visto, il mio amatissimo e sottovalutatissimo, mannaggia a voi, Kingdom. Che a me piace tanto, mi piace tanto. So come descriverlo. Poi qua abbiamo Uchi Kyodai, 18 numeri, quelli usciti. Poi abbiamo il trasloco, che è di Samura, autore dell'Immortale Dis, che è un regalo, primo numero.
Air Gear il primo numero, Blue Exorcist i primi tre numeri in prima edizione, un regalo. Scusate se non l'ho continuato, ma proprio non è il mio genere, diciamo. Poi abbiamo Masurao di Shinichi Sakamoto, che è molto 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 bravo e devo dire che mi piace tantissimo. Kurogane di Keitome, a me è piaciuto anche questo, a me quell'autrice lì mi fa impazzire. Allora, poi qui davanti abbiamo, se ce la posso fare, allora abbiamo Billybat che mi manca, il numero 7, ma siccome c'è ancora degli scatoloni da aprire, molto probabilmente è lì. Questo devo dire che ho sospeso la lettura per un motivo soltanto, praticamente, perché so che dopo ci capirò un cavolo, quindi sì, siccome esce raramente, quindi è meglio sospenderla e riprenderla magari più là. I Am a Hero, i primi 9 numeri, sono in astinenza di I Am a Hero, fatelo uscire. Ken, quello della Planet, insomma, i primi 2 numeri, il terzo lo so che è uscito ma ancora lo devo prendere. Rao, la conquista, il conquistatore del cielo, buonanotte, che è stato disegnato da da Yuko Osada, non lo so, molto carini i disegni, a me piacciono tanto. E qua c'avevo davanti, va bene, il regalo che mi hanno fatto di Super Mario. Qua oltre le carte di Kid Icarus, che ho preso ieri praticamente, anche se è uscito 3 anni fa, praticamente, partiamo da davanti perché faccio prima. La Mu ha dei numeri sparsi, ma non c'avevo la serie completa, che fine ha fatto? Non lo so. Sailor V, il 2 numeri in edizione deluxe. Tutta la serie di Sailor Moon in edizione deluxe, più speciali, idem come patate. Sailor Moon è stata, l'aspettavo da tanto tempo. Il problema è stata la delusione leggendo il manga, che è stato veramente deludente. Non pensavo fosse così. Cioè, l'anime, io sono sempre per il manga rispetto all'anime. L'anime è veramente, cioè, superiore, però, il mio parere personale. Questo l'ho trovato in giro, Sailor Moon Pocket, dove dentro ci sono tutti i nomi originali e la sigla in giapponese tradotta in italiano. Questo invece è Sailor Moon Pocket stronzate Mediaset. Poi c'è Sailor Venus, questo è lo speciale su Sailor Venus, però tanto sarà mi sembra scritto in con le, se non voglio dire due cavolate, ma con i nomi di Mediaset. Milord, sì. Poi il bellissimissimo Itazura Nakis, questo è un capolavoro eccezionale, lo appoggio qua per farvi vedere poi il resto, sono 12 volumi della Magic Press che ha fatto un ottimo lavoro. Sempre della Magic Press c'è Family Company, che è della stessa autrice di Nodame Cantabile, che tomo con Inomiglia. I 18 numeri di Jirai Shin, a me mi manchi il 4. Il 7 e l'8, 3, 4, 5, 6, 17, 18, ma mi sembra che erano di più, non mi ricordo se sono di più. Comunque mi manca il 4, il 7 e l'8 e poi dovrei averlo concluso, se non mi sbaglio. Ho The Breaker, la prima serie dall'1 al 10, poi un frammento di te, i 9 numeri completa, sempre lo stesso autore, lei l'arma finale e Tom Sawyer. Qua dietro ho i speciali di speciale, quello uscito della Star Comics di Sailor Moon, perché io ero bambina e loro mi facevano uscire, io ne prendevo a cavolo di cane. Scendendo ho praticamente i numeri che mi ha prestato mio fratello da leggere e quindi devo leggere. Ho questo che io ho regalato io perché mi ispirava, Revolver, Emmett Kint, non so come si pronuncia. Poi devo leggere ancora il numero 13 di Walking Dead, e so che c'è uscito il numero 14, ma questo è uno spettacolo. Poi mi ha prestato questo su Hellboy, e vorrei leggerlo perché mi ha detto che è molto bello. Poi mi ha prestato Arzak di Moebius, non so come si pronunci,
e lo voglio leggere assolutamente. Poi della serie oro di Repubblica ho Sandman, quindi vorrei leggere gli speciali, cioè non è tutta la serie ovviamente, ma è uno speciale, cioè delle varie storie, quindi per rendermi conto insomma. Poi c'ho La città di vetro di Mazzucchelli, Oster e Karasik, non so come si pronunci. Anche questo sembra interessante, quindi lo leggerò presto. Questo era uno della Coconino Press, ma mi sembra che lo vendevano con la Repubblica, quindi l'abbiamo pagato 10 euro. Della serie oro di Repubblica Otomo. E poi c'è questo interessante, che questo l'abbiamo scelto insieme, che è Jungle Town, lo vedremo. È un volume unico. E lo devo leggere. Insomma, sono poi indietro con le letture, queste soprattutto dei graphic novel. Andando giù vediamo End, Buonanotte End, di Barbara Canepa e Anna Merli, che era molto bello, il primo numero mi è piaciuto. Poi Razzle di Jeff Smith, i primi due numeri. Poi Nausicaa nella Valle del Tempo, la serie conclusa, in 7 numeri. Watchmen col cofanetto. Qua c'è Monster Allergy, che tanto non finirà mai. Ormai in serie incompleta. Camelot Park, che è interessante, secondo me, da comprare. Questi sono invece quelli che mi ha consigliato 88 Ferro, che saluto e ringrazio tantissimo, perché è diventato uno delle mie graphic preferite, che a 10 Chunky Rice, che mi piace tantissimo. Poi c'è 5000 km al secondo di Fior. Poi ho bellissimissimo Rughe di Paco Roca. Zero Calcare, invece questo me l'ho fatto scoprire, Caverna di Platone, che saluto. A Profezia dell'Armadillo. E invece sul tablet ho un polpo alla gola, però scaricato con quello digitale, insomma. Anche questo me l'ha consigliato 88 Ferro, GP, l'Omnibus, molto molto bello. Questo ce l'avevo da tempo, che è uno speciale di Peanuts. Poi Giappone due anni dopo, questo è un solo difetto, che appena lo pieghi qui si formano delle pieghe enormi che fanno pietà. Poi, come avete già visto, Bon, quello lo speciale, quello grande, che devo leggere assolutamente, è talmente grande. Andiamo avanti. Ecco, mi sono alzata di scatto, stavo per morire. Il giocattolo di bambini, tutta la serie, Kissen Ever Cry, tutta la serie splendida, Yogawa. Stessa cosa di Se il mio cucciolo, stessa cosa di Barok, che boh, continuerà. Extra Ivy Syrup invece è un volume unico, normale. Continuando vediamo tutte le rose di Versailles, dall'1 al 6, gli speciali, tutto eroico, che a me è piaciuto tantissimo. Un ragazzo alla moda dall'1 all'8, Anna dei capelli rossi e Giorgi, la prima edizione con la Star Comics. Continuando in basso abbiamo Love Me Night, che, come ho detto nella mia pagina, praticamente dall'1 al 6, siamo arrivati al 6, è lo stesso riassunto dietro la copertina, ma si sa perché, cioè non voglio di fare riassunti. Poi la serie completa di One Pound Gospel, prima ho preso l'edizione, quella lì, l'ho presa a 3 euro i primi 3 numeri, e poi ho preso il quarto per concludere, è molto carina. E lo Spank, che mi ha sorpreso assolutamente quanto l'ho preso, perché è molto molto diverso dall'anime, però è caruccio. Questa è l'edizione deluxe, non ve l'ho detto. Maison Ikkoku, dall'1 al 27, questo è il capolavoro della Takashi, secondo me, rispetto a tutti gli altri, almeno un finale. Continuando, vediamo Imechanno Ribbon, i 6 numeri, serie completa. Mi ha stupito tantissimo. Occhi di gatto, dal primo numero al 18. Questo devo dire che l'ho comprato grazie a Laura, prima devo ringraziare le persone che me l'hanno fatto trovare, e ancora lo devo leggere. Sì, sono idiota. Il bellissimo Nodame cantabile, che mi sono divertita tantissimo a leggere,
spostando vediamo Fruit Basket, la serie completa dall'1 al 12, che anche questo è splendido. XXolic, la serie completa dall'1 al 19, e Cat Paradise di Wara dall'1 al 5, molto molto carino. Il fratello non è piaciuto, a me sì, devo dire la verità. Scendendo abbiamo le situazioni di lui e lei, la serie completa, qua un po' di libri, quelli che vanno di moda ora perché non ci abbiamo soldi, 99 centesimi. C'è questo qua di Freud, Il sogno, quello di Oscar Wilde, Gli aforismi, Luigi Pirandello, Uno nessuno 100.000, Lovecraft, La casa stregata, ma mi hanno detto che dentro c'è qualcos'altro, non te lo racconto, però io ancora lo devo... Ups, lo devo leggere. Poi ho comprato questo, le favole dei fratelli Grimm in inglese, perché tentavo di almeno impararlo, ma la voglia è poca, quindi non l'ho mai ancora iniziato. In realtà, poi lo stupendo spettacolo è Onion Clover dall'1 al 10. Poi ho... rieccomi, prima ho finito il mio video parlando di Ultimi raggi di luna, poi ovviamente la fotocamera, cioè la fotocamera, il mio cellulare ha poca memoria, quindi è partito tutto. Parlavo di Ultimi raggi di luna dicendo che infatti ho i primi due sottiletta e gli altri due che mi sono stati regalati collection. Questo per dirvi che a me me ne frega poco delle edizioni, basta leggere la storia, cioè non è cattiveria, però se posso risparmiare, risparmio. Dietro alle situazioni di lui e lei, come vedete, c'è Nana. Nana è quasi tutta in prima edizione, tranne il numero 2. E niente, c'ho il 15 e il 21 perché devo prendere gli altri, c'ho anche i speciali che sono Nana Mobile. Sì, Nana Mobile, ciao! Nana Mobile Book, e poi c'ho il 7.8, però questo qua è una ristampa. Sì, una ristampa. Per il resto Nana, tanto lo sapete che è defunta, come dire, piemontese, decessa, e quindi niente, stiamo qui ad aspettare. Per quanto riguarda la parte finale, poi ho finito, ho di Moto Agio, Edgar e Allan Poe, i tre numeri completa. Poi ho di Moyoko Anno, Epimania, molto molto divertente, una bella commedia. Poi ho Keion, i primi quattro volumi, poi so che la J-Pop ne farà degli altri, dei volumi unici. Cardcaptor Sakura, la Perfect Edition, quella tutta dall'1 al 12. Dietro, come vedete, ci sono i Cavalieri dello Zodiaco dal numero 1 fino al numero 22, se non mi sbaglio, sì, 22. Poi ho di Rumiko Takahashi la Stirpe della Sirena, cioè la Saga delle Sirene appunto, e delle Clamp che mi è stato regalato la Principessa Bianca. Poi, come vedete, ho Buonanotte, fai giù e giù, ho Planetes, la edizione deluxe, e Elisabetta di Ryoko Ikeda. E qui ho finito, quindi vi faccio vedere più o meno, metto un attimo a posto, faccio vedere tutta la libreria. Le librerie, perché sono due, faccio un po' di casino, scusate, quindi se mi sposto le vedrete meglio. Insomma, queste sono le due librerie. Ovviamente mi mancano due dei scatoloni, non so se due o uno, comunque mi mancano, e quindi dobbiamo aspettare anche questo. E niente, con questo è tutto, vi farò vedere anche la mia collezione del Nintendo 3DS, dato che ci sono. Magari vi farò vedere anche quella su Steam, perché io sono una videogiocatrice, gioco prettamente su Steam, quindi su Steam, sì, solo su Steam di solito. E quindi niente, mi trovate lì a far vedere la mia collezione con il PC, perché non ho fisicamente i giochi. Quindi io sono per i videogiochi digitali.
E niente, vi saluto, alla prossima, ciao!